Bentrovati a tutti. In questo video parleremo di un problema veramente serio e grave che, complici le difficoltà economiche del periodo, la scarsa cultura finanziaria dei soggetti e la diffusa superficialità, è un problema che si sta allargando a macchia d'olio, ovvero le truffe e i raggiri nel mondo del trading. In questo video focalizzeremo la nostra analisi sulle tipologie e le metodologie usate dai truffatori. Vedremo come smascherarne le intenzioni e soprattutto cercheremo di dare dei consigli pratici, sia per non cadere nelle loro trappole e purtroppo per chi già è dentro a queste trappole, a questi raggiri e non sa più come muoversi, daremo anche indicazioni su come cercare di uscirne con i minori danni possibili, sia economici ma soprattutto morali. C'è un sottotitolo a questa breve descrizione del video. Ogni mattina in Africa una gazzella si sveglia, sa che deve correre più in fretta del leone o verrà uccisa. Ogni mattina in Africa un leone si sveglia, sa che deve correre più in fretta della gazzella o morirà di fame. Quando il sole sorge, non importa se sei un leone o una gazzella, l'importante è che incominci a correre. Questo è il succo di tutta questa truffa che viaggia sul web, online e tramite SMS. Infatti, la nascita delle piattaforme di trading è un esempio molto chiaro. Questa nascita di queste piattaforme ha permesso a molte persone di investire in borsa direttamente da casa, ma questo fenomeno ha generato un sottobosco di truffe che hanno messo in ginocchio svariate famiglie. Forex, opzioni binarie, sono queste più o meno le soluzioni preferite dai cosiddetti adescatori, che promettono guadagni da capogiro senza studio, senza fatica e addirittura con investimenti iniziali minimi per poi aumentare queste dosi di truffe. Cadere in questi tranelli che sono veramente ben architettati non è una cosa poi così improbabile, tutti possiamo essere delle vittime e caderci dentro, questo non va mai dimenticato. Infatti sono tantissime le persone che ogni giorno denunciano di essere stati truffati da un presunto broker o da una società finanziaria. Purtroppo, però, la maggior parte preferisce tacere perché o si vergogna, anzi soprattutto si vergogna, o perché la cifra, della quale sono stati raggirati magari è una cifra non così importante. Vediamo come funziona una truffa di trading. Il copione di questi raggiri è quasi sempre lo stesso. Si comincia con l'adescamento che può partire da un banner pubblicitario online, da una email oppure dalla classica telefonata diretta. Alcuni ti propongono di investire nel forex trading, altri nelle criptovalute, altri ancora nelle opzioni binarie. In ogni caso, le condizioni più o meno sono queste: percentuali di guadagni altissime e soprattutto garantite, nessun rischio addirittura sul capitale e successo in breve tempo. Infatti il malcapitato viene invitato a iscriversi a una piattaforma di trading, oppure gli viene chiesto di effettuare un bonifico a una società incaricata di gestire i risparmi del cliente. In realtà lui non sa che sta mettendo i propri risparmi in un buco nero. I guai, infatti, quando arrivano? Arrivano quando uno vuole prelevare. Quando il truffato, l'ignaro truffato, decide di ritirare il proprio guadagno, il broker non dispone quasi mai del capitale richiesto. E quindi può bloccare il conto del cliente, oppure versargli l'importo prendendolo dai soldi di un altro utente imbrogliato ma ancora ignaro della truffa, innescando il classico sistema Ponzi, lo schema Ponzi. Quindi i truffatori utilizzano in genere due strumenti: il contatto telefonico
e il contatto tramite la messaggistica, email o con SMS. E francamente entrambi gli approcci riscuotono un grande successo, poiché i truffatori fanno leva soprattutto sui sogni, sulle illusioni delle persone, sulle possibilità di un facile guadagno a fronte di un investimento iniziale. Poi, piano piano, architettando improbabili schemi operativi, chiedono altri soldi per sbloccare altre cifre che hanno fatto addirittura credere di aver guadagnato. E da qui è un attimo cadere mani e piedi nelle trappole di questi personaggi, dei quali ovviamente non si conosce il cognome, non sappiamo dove abitano, hanno dei nomi di fantasia, dei titoli inventati lì per lì al telefono. E l'unico obiettivo che hanno è quello di non restituire nulla, assolutamente nulla di quanto è stato precedentemente versato, usando tutte le scuse e le lusinghe più incredibili e improbabili. Prima di cadere in queste trappole, però, ci sono alcuni piccoli e semplici dettagli da verificare sempre. Innanzitutto, ci vuole poco, a fare questi controlli. Basta controllare che i dati della società di trading online siano corretti e esistano davvero. Puoi non firmare mai nessun documento inviato per email inserendo dati personali o informazioni sensibili. Controllare sempre su internet i numeri di telefono. Questo perché? Perché adesso internet è talmente grande l'offerta che dà che, se si tratta di una truffa online, è molto probabile che quei numeri di telefono siano già stati segnalati da qualche altro utente del web. Un'altra cosa alla quale bisogna stare attenti è rispondere sì. Mai rispondere sì a qualsiasi domanda. Questi truffatori infatti utilizzano spesso queste dichiarazioni affermative come il sì, manipolandole a loro piacimento grazie a dei programmi di montaggio audio. E poi un'altra raccomandazione che è non cliccare sui link che arrivano da email sconosciute o tramite SMS. Ci sono poi le autorità riconosciute che possono evidenziare ancora meglio la natura truffaldina di certi broker. Le più famose che possiamo trovare sono il SEC negli Stati Uniti d'America, l'ESMA in Europa, la Consob in Italia. Poi c'è il SISEC a Cipro, l'FCA nel Regno Unito, l'ASIC in Australia e l'FSA in Giappone. È fondamentale sempre controllare che la piattaforma di trading online sia registrata negli elenchi di queste autorità garanti, in base alla nazione dove ha sede il broker. Un'attenzione particolare merita sicuramente il parere della nostra Consob, che è l'autorità italiana che vigila sul mercato. Nel suo vademecum, chiamato Occhio alle truffe, il garante sottolinea che nessuna impresa di investimento extraeuropea è autorizzata a operare nella penisola in Italia. Poi, sul sito della Consob c'è anche un'importante sezione di approfondimento, dove vengono esposte in modo chiaro molte problematiche inerenti ai rischi truffa che sono costantemente dietro l'angolo. Quindi, come autorità di un paese europeo, anche la Consob ha recepito quelle che sono le direttive MiFID 2 emanate dall'ESMA e si impegna a farle rispettare a tutti i broker che operano in Italia. Per cui una piattaforma che è in regola con la normativa europea non può permettere le opzioni binarie per i traders retail, non può offrire bonus, non può offrire cashback sugli spread e altri incentivi, i rebate per esempio, non può mostrare avvisi di rischio con la percentuale di clienti che hanno perso soldi negli ultimi 12 mesi, fissare il margine di stop al 50%, permettere una leva finanziaria massima del 30% e proteggere dal saldo negativo. Quindi deve distinguere sempre tra clienti retail e professionisti. Poi
sulle società sospette, inoltre la Consob ha una bella pubblicazione, ovvero pubblica i cosiddetti warning, ovvero le attenzioni, segnalando appunto la scarsa affidabilità di quel determinato sito, di una determinata piattaforma. Infatti, prima di dare i nostri soldi o dare le nostre firme a un qualsiasi intermediario finanziario, è fondamentale controllare sul sito della Consob, che è disponibile a tutti, controllare se esistono davvero degli avvisi ai risparmiatori emessi da Consob che riguardano quei broker specifici. Iniziamo comunque adesso a entrare nello specifico. Iniziamo col dire che è praticamente impossibile che un broker ci chiami telefonicamente per proporci un investimento. Nessuno è a conoscenza dei nostri risparmi, né sa se siamo imprenditori, benestanti o altro. Quindi nessuno ci può proporre un investimento online se non conosce realmente i nostri interessi. Le uniche cose che possono conoscere questi sedicenti broker online sono il nome, il cognome, la ragione sociale dell'eventuale attività, il codice fiscale perché è facilissimo da reperire e le partite IVA perché sono pubbliche. Questi infatti sono dati facilmente reperibili ovunque su internet. Noi dobbiamo solo ricordarci che nessun broker, nessuna banca ci chiederà per telefono di iniziare una attività di trading online, è proprio una cosa vietata. Già solo questa è una ragione sufficiente per non farsi fregare da questi personaggi da strapazzo, perché proprio sono personaggi da strapazzo. È impossibile che un professionista serio e rispettabile si metta in contatto con un qualsiasi utente che non conosce, se non per nome e cognome, e spingerlo a fare degli investimenti vantaggiosi online. Questa è già un'eventualità da escludere al 100%. Veniamo adesso alle tecniche utilizzate per contattare l'ipotetica vittima. Le dinamiche più o meno sono sempre le stesse, non è che sono cambiate. Faccio un esempio su tutti. Vi ricordate la fiaba di Pinocchio e le sue disavventure con il gatto e la volpe? Il gatto e la volpe sono due personaggi truffaldini della fiaba. Essi vivono di inganni, di trabocchetti, di trucchi. Infatti, il protagonista della fiaba, che è Pinocchio, è vittima dei loro raggiri. Il gatto si finge cieco per aver studiato troppo, così come la volpe si finge zoppa per lo stesso motivo. I due ingannatori, dopo che Pinocchio gli aveva fatto vedere i 5 zecchini d'oro, con l'intenzione di rubargli gli zecchini, lo convincono a sotterrarli nel paese dei Barbagianni, dove c'è un luogo chiamato il Campo dei Miracoli, e dove, secondo loro, sotterrando le monete, sarebbe cresciuto un albero colmo di zecchini d'oro. Ovviamente, quando Pinocchio si avvia nella notte per arrivare al Campo dei Miracoli, incontra il gatto e la volpe che si sono travestiti da briganti in quel momento. E non riesce a riconoscerli. Loro cercano in tutti i modi di sottrargli le monete, ma Pinocchio le aveva messe in bocca e non apre la bocca, non riescono nel tentativo di strappargliele dalla bocca. Allora i due incappucciati inseguono Pinocchio e, dopo averlo raggiunto, lo impiccano a testa in giù a una quercia per poter vedere se nell'indomani, con la bocca spalancata, riescono a prendere dalla bocca di Pinocchio le monete. Fortunatamente Pinocchio nella fiaba viene salvato dalla fata. Una volta però lasciata la casa della fata, che cosa succede? Ritrova i due imbroglioni e questi riescono a convincerlo con le lusinghe per la seconda volta a sotterrare quello che era rimasto degli zecchini d'oro nel Campo dei Miracoli. Gli dicono di aspettare lontano dal campo per 20 minuti, affinché possa crescere l'albero degli zecchini, e fanno finta di andarsene. A quel punto Pinocchio si allontana e loro nel frattempo ritornano nel campo, rubano le monete e fuggono. La fiaba, in verità, se la leggiamo con spirito critico, non è affatto una fiaba, ma è la semplice, cruda e cattiva realtà.
Dopo aver parlato di Pinocchio, vediamo in modo approfondito come questi novelli Gatto e Volpe dei nostri anni si muovono e tendono trappole agli ingenui Pinocchi. C'è il classico SMS. Nell'SMS ti chiedono semplicemente di collegarti ad un link con la scusa che in questo modo tu puoi guadagnare dei soldi. Un'email che inizia con la solita frase, con il trading online è truffa o realtà? Svelato il segreto delle grandi banche d'affari. Guarda come guadagnare da casa con un piccolo investimento iniziale. In più, sempre con il solito allegato, con il solito ebook gratis, in cui ci sono scritti tutti i segreti del trading che hanno fatto arricchire centinaia o addirittura migliaia di persone e che, guarda caso, il prossimo ad arricchirti potresti essere proprio tu. Quindi diffida subito da chiunque voglia vendere prodotti finanziari collegati al trading online e che garantisca addirittura il 100% di successo. Vediamo adesso quali sono i trigger usati, ovvero su quali debolezze comportamentali fanno leva i truffaldini per compiere i veri e propri inganni. Di solito i metodi di convincimento sono due, i metodi di convincimento usati da questi esperti delle truffe, ovvero il primo è la leva dell'avidità, che è il primo trigger. Con la leva dell'avidità tendono a ingolosire il cliente offrendogli la possibilità, che il più delle volte è limitata nel tempo, lo puoi fare entro 3 giorni, la possibilità di investire una piccola somma di denaro a fronte di un altissimo guadagno nel brevissimo periodo, per cui piccola somma di denaro, alto guadagno nel breve periodo. La seconda leva è la leva della paura, che è il secondo trigger, ovvero intimoriscono la vittima giocando sulla sua debolezza psicologica. Il primo trigger è quello più allettante, in effetti è quello che riesce ad aprire una breccia in moltissime persone. Arriva la solita email, a volte scritta con strafalcioni grammaticali dove ti assicurano che il trading online funziona davvero e che quindi puoi anche tu iniziare ad investire pochi soldi e fare un periodo di prova, tanto rischi poco ma potresti guadagnare tantissimo. Infatti la maggior parte delle volte il deposito richiesto da questi truffaldini per iniziare a investire online varia da cifre piccole, da 50 a 100, 250 euro. Quindi è sempre una partenza di basso profilo, soft. Infatti 50 euro, 100 euro, chiunque si può permettere di buttarle a fronte di una promessa di guadagni importanti. Ovviamente è pressoché una certezza che qualsiasi somma depositata sarà con molta probabilità persa, o perlomeno sarà finita definitivamente dalle vostre tasche direttamente nelle tasche dei truffatori. Chiaramente tutto questo viene fatto per verificare se realmente il cliente è interessato o meno a questo investimento, investimento tra virgolette, chiaramente è una truffa. A questo punto, dopo aver fatto credere di aver operato in borsa, qualche volta perdendo, ma il più delle volte vincendo, il cliché si ripete nello stesso modo. Dopo qualche tempo ti fanno credere che tu abbia guadagnato, ad esempio, il 20% dell'investimento iniziale. Purtroppo c'è una norma interna, un guazzabubbolo, un sigillo, però non li puoi ritirare. Per ritirare i tuoi soldi investiti online dovrai raggiungere una quota ben precisa, ad esempio 3.000 euro versati. Se non versi 3.000 euro non puoi avere accesso al guadagno che ti è stato fatto vedere, che in realtà non esiste. Ed ecco che qui si innesca il cosiddetto circolo vizioso fatto da continui piccoli versamenti che avranno sempre come equo scambio dei bonus fittizi, dei rebate, degli spread improbabili. Alla fine i 3.000 euro non verranno mai raggiunti, vuoi perché la borsa è scesa, vuoi perché i titoli investiti hanno perso valore. Quindi, in pratica, quello che sta succedendo è che si sta perdendo del denaro.
Quando poi il truffatore si accorge che non vuoi più versare, il tuo credito inizia a calare drasticamente fino ad arrivare inesorabilmente a zero, in modo che sia chiaro ed inequivocabile che si è trattato semplicemente di una truffa, dove in gioco non c'era una scommessa dentro un mercato regolamentato, ma solo c'era una scommessa impari fra due controparti. Una, quella del truffato, dell'ignaro truffato che metteva continuamente denaro, e l'altra controparte, quella del truffatore che non ha fatto altro che prendere questo facile denaro così ingenuamente donato dalla controparte truffata. Il secondo metodo, quello psicologico, è sicuramente brutto e vile. Di solito iniziano a contattarti facendo leva sulle problematiche della crisi, la crisi globale, su come si possono mettere al sicuro i risparmi, addirittura riuscendo anche a guadagnarci qualcosa. E come tu metti i tuoi quattro soldi nel fantomatico conto con sede magari in Albania, a Cipro, in Grecia, i soldi spariscono insieme all'intermediario. Un altro metodo ancora più raffinato e quasi impalpabile, questo perché? Perché non c'è la necessaria cultura finanziaria, che se tu hai cultura finanziaria non puoi cadere in questi tranelli perché sai di cosa stanno parlando. Infatti questo metodo è molto raffinato è quello di far credere agli aspiranti trader di negoziare realmente azioni, realmente future o indici in un mercato regolamentato. In realtà ti fanno operare semplicemente su un surrogato, di solito è chiamato il CFD, ovvero il Contract for Difference. Questo CFD dovrebbe replicare fedelmente il sottostante, ma in realtà molto spesso fa un po' come gli pare, con spike e uscite di prezzo che non sono verificabili. Faccio un esempio: quante volte su un grafico CFD viene visualizzata una candela notturna che non ha riscontro sul sottostante di riferimento a replica, magari perché replicando un indice in quell'orario il mercato è chiuso, il vero indice è chiuso, anche se il CFD batte dei prezzi che sono i prezzi che gli fa battere l'emittente, ovvero la tua controparte, che sono ovviamente dei prezzi di convenienza. Infatti è sufficiente far riferimento alla parola convenienza per capire di cosa si tratta. Infatti, mentre in un mercato regolamentato le controparti sono obbligate, tutte e due garantite dalla cassa di compensazione e garanzia, nel mercato dei CFD la controparte reale che hai tu, utente, operatore online, è il broker stesso che, a seconda della sua convenienza e sapendo dove i propri clienti, ovvero la loro controparte, hanno messo ad esempio gli stop loss, tende in determinate fasi di mercato che sono sempre non verificabili sul mercato ufficiale a far saltare gli stop loss ed intascare ovviamente le plusvalenze generate dalle perdite della loro controparte. Un altro modo ancora molto raffinato è quello di chi erroneamente sbaglia a mettere il giusto prezzo nel book di negoziazione. Questo succede soprattutto nel mercato delle opzioni. Il mercato delle opzioni ha dinamiche completamente diverse da quelle che sono le dinamiche dei book azionari e dei future, dove si può entrare al meglio, si può utilizzare un prezzo di mercato. Nel mercato delle opzioni invece non si deve mai entrare con i cosiddetti ordini al meglio, ma si deve entrare a mercato assolutamente con ordini limite, ovvero con un prezzo ben definito al quale si vuole comprare o vendere quel determinato derivato finanziario. Purtroppo però può succedere, e succede a tanti, nella fretta di entrare e di sbagliare a mettere la cifra a cui si vuole comprare o vendere quella determinata opzione. Quando il prezzo che abbiamo immesso è a nostro vantaggio, ovvero su un book vuoto di operatori, magari perché è un'opzione di PTM
OTM magari con scadenza lontanissima, il broker ti avverte sempre che stai sbagliando ad inserire l'ordine e non ti permette in alcun modo di piazzare l'ordine a quel determinato prezzo. Ma al contrario, se invece a trarre vantaggio, la famosa parola convenienza, a trarre vantaggio dal tuo errore nell'immettere il prezzo sul book di un'opzione è il broker, ovvero magari sul book hai messo un ordine di acquisto, faccio un esempio, a 100 euro, ma in realtà l'opzione ne vale solo 10, 10 centesimi, ma essendo DIP OTM nel book e essendo magari lontana come tempo di scadenza, nel book non c'è nessuno e vai tranquillo che non arriverà nessun messaggio di errore da parte del broker che ti dovrebbe segnalare che stai mettendo un prezzo che si scosta troppo dal prezzo spot del prodotto. E anzi, anziché inviarti un allarme di errore, verrai eseguito all'istante. Ovviamente, anche in questo caso, la tua controparte è semplicemente il tuo broker. Un'altra attenzione particolare che dobbiamo avere è quella di non usare mai la parola sì con i centralinisti e con i procacciatori di clienti. Di solito, quando veniamo contattati da questi soggetti, ogni domanda è fatta affinché noi rispondiamo sì. Facciamo un esempio: lei è il signor Mario Rossi? Loro sanno perfettamente chi siamo e quello che si aspettano è che noi rispondiamo sì. Una volta che abbiamo detto sì, modificando con un programma di montaggio audio il nostro sì, riusciranno a farci sottoscrivere contratti di cui noi non conosciamo niente. Questo fino a quando? Fino a che non verranno ad esigere quanto da noi erroneamente, involontariamente sottoscritto senza saperlo. Quindi non si deve mai usare al telefono la parola sì, perché il sì è l'unica risposta legale accettata per stipulare qualsiasi contratto online. L'ultima, ma non ultima truffa online che si va materializzando poi con una certa frequenza e che poi non è altro che l'anello mancante di tutta la filiera dell'industria del raggiro, è quella della comparsa di numerose sedicenti società di recupero crediti. Ad esempio, questa visualizzata è una delle tante segnalazioni pubblicate dalla Consob sul suo sito ufficiale. Ad esempio, la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa, rilevando un significativo incremento delle segnalazioni relative a sedicenti società di recupero crediti che, anche affermando falsamente di essere incaricate dalla Consob, prospettano ai potenziali clienti la possibilità di ottenere, a fronte di un corrispettivo, ovvero un ulteriore pagamento, la restituzione delle somme di denaro già investite per il tramite di soggetti abusivamente operanti come società di intermediazione finanziaria e rappresenta che non esiste alcun soggetto incaricato dalla Consob a svolgere un'attività di recupero crediti. A tal proposito, la Consob invita i risparmiatori a prestare la massima cautela considerando che tali iniziative di recupero crediti e attività assimilabili a queste potrebbero nascondere operatività ingannevoli rivolte ad appropriarsi del denaro conferito. Infatti, oltre alle normali accortezze, al buon senso e alla logica, quello che mi sento di consigliare è di verificare sempre che ciò che sta succedendo attorno a noi e soprattutto attorno al nostro portafoglio. Insomma, ragioniamoci un attimino. Quando andiamo in banca a chiedere un mutuo oppure a chiedere un semplice prestito, ci fanno pelo e contropelo. Dobbiamo mettere a garanzia la casa viene ipotecata, oppure il cedolino, la pensione, lo stipendio. Inoltre basta non pagare una semplice rata che vai a finire dritto dritto alla centrale rischi. Come può essere normale che invece un qualsiasi broker online spuntato su un'email, su un cellulare o su un annuncio pubblicitario ti consenta di operare in leva, addirittura leve 1 a 400, una leva tale che con
un piccolo capitale di 5.000 euro riusciamo a gestire una forza di 2 milioni di euro. C'è per forza qualcosa che non va. Fortunatamente la Consob ha messo a punto un servizio di consulenza e vigilanza chiamato Occhio alle truffe, nel quale vengono evidenziate le principali caratteristiche dei soggetti truffaldini. Ed insieme a quelle che sono spiegazioni generiche c'è anche una vera e propria lista di società che sono autorizzate a svolgere attività di trading online. E una lista che io chiamo la lista nera di società non autorizzate e quindi fraudolente. Questa sarà una cosa che dovrà essere sempre verificata da chi intende sottoscrivere accordi commerciali con operatori telefonici di trading online. In questo servizio di tutela e vigilanza vengono spiegati perfettamente quelli che sono i rigorosi paletti di controllo. Viene spiegato come difendersi, come inviare esposti, come trovare supporto telefonico, quali sono le principali forme di tutela da attuare e soprattutto come fare ad avere informazioni ufficiali utilizzando il semplice modulo di richiesta all'interno del sito web della Consob. Mi raccomando, consultare sempre la pagina Consob prima di dare o conferire del denaro a qualsiasi persona, per verificare se i dati che lui vi ha detto sono reali. Il nostro intervento è terminato, speriamo di aver dato una piccola mano a tutti gli ignari clienti di questi broker, cercando di aver dato un servizio utile a tutti. Ai prossimi video.